Questo è il titolo del video: riconciliarsi. Ma si sarebbe dovuto chiamare "Le risposte sono intorno a noi". Oh, questa frase in testa da 2 mesi. Da un mese che ci cerco di fare un video, da altrettanto un mese che non voglio farlo, non mi va di farlo. Di cosa parlava questo video? Del blocco della scrittura. E io per lo stesso motivo non riesco a farlo. Sai che c'è? Via! Là! E quindi oggi vi parlo di riconciliarsi, che non so nemmeno se sarà il titolo del video, però lo dice questo tizio qua, Rick Rubin. Dal mio 21esimo compleanno che ho, vabbè, da questo agosto che ho questo libro, me l'ha fatto mia sorella. Non è un libro, sono pensieri. Ieri, quando stavo cercando di capire cosa ne volessi fare di queste risposte, ho iniziato a fare così, a leggere tutti questi ritoletti. E mi sono soffermato, non sta qua, su questo riconciliarsi. Devo parlare di questo libro anche nelle risposte sono intorno a noi. Volevo andare a fare una serie di cose. Questa mattina ne ho fatta una, in verità. Tornare a meditare dopo 2 anni. Poi in verità io non so nemmeno come si mediti, cioè nel senso non ho una tecnica. Vado un po' a senso. Respiro, sento il mio respiro. Dopo 2 anni ho rimeditato per la prima volta. Boh, molto più rilassato, mi mancava. Mi ha fatto bene tornare a meditare, che è utile anche per la routine che voglio avere, che sta sempre là, quel foglio, non lo levo. Sto veramente svariando. Ho troppi pensieri in testa, perché forse non facevo video da un mese. Però un obiettivo del 2024 sarà quello di meditare. Torniamo al libro, quindi riconciliarsi. Ogni paragrafetto sono poche pagine, poi c'è un pensiero e poi ne comincia un altro. Mi sentivo attratto dalla parola riconciliarsi perché non avevo più, tornando sempre là, ultimamente non avevo più motivazione, non avevo questo qua, un target, cioè in verità ce l'ho, chiaramente ce l'ho, è sempre quello, però non avevo motivazione. Sono andato a prendere uno spezzone, questo pensiero, ed è esattamente questo qua. Sono stato ad un incontro con un altro artista. Aveva appena pubblicato un album di grande successo, ma era spaventata dall'idea di continuare. Ha iniziato a farmi l'elenco di tutti i motivi per cui avrebbe fatto meglio a smettere. Ci sono sempre buone ragioni per mollare. Va benissimo, non sei costretta a continuare. Non c'è niente di sbagliato in questo. Se fare musica non ti fa più felice, smetti e basta, è una scelta tua. Non appena l'ho detto così, ha cambiato espressione e ha capito che sarebbe stata più felice continuando piuttosto che lasciando, perdendo tutto. Ho fatto lo stesso cambio di espressione io, perché in questi ultimi giorni mi dicevo: ma sono veramente sicuro di volerlo fare? Però appena poi ti dicono ok, non lo farei più. Cosa? Come? No, io lo voglio fare. Sto libro è una mina. Sono tutte cose che sono dentro la nostra testa, ma certe volte abbiamo bisogno di sentirle da altre persone. No, una cosa non dovevo fare. Antigenica, si sistema tutto. Vaffan, questo era la consegna, insomma. Be creative. Mi è stato regalato per Natale da un mio amico. Quando ti mancano le motivazioni e buio intorno, è un po' più difficile e dovrei crearmela da solo la strada che voglio percorrere. A volte mi pare che i miei video siano in baci per ungina. Mi accorgo di robe che prima sto mezzo depresso, poi mi accorgo di cose e cerco di dare pensieri speranzosi e sul senso della vita, tipo non sapendo quando arriverà l'alba apro tutte le porte. Questo è un po' non me. Scusate che devo seguire il copione. Qua dice attacco caparezza. Che cazzo ne sa della vita? Sono felice nella fece, dovrei piangere ed invece. Ho
questo video pieno di imperfezioni come forza trainante per la nostra creatività.